Ha sentito niente? Ho sentito un certo languore al momento del decollo, ma come diceva il mio defunto marito, io ho uno stomaco che non riesce a... È strano, è molto strano, ho la sensazione di un'insolita velocità. Accelerazione. Oh, mi scusi. Cosa c'è, signorina? Oh, sono attesa a New York, un po' di emozione. La capisco. Che novità? Nessuna, comandante. Nessuno risponde. O sono tutti impazziti laggiù, oppure siamo impazziti noi. Verifica la trasmittente. L'ho già fatto 4 volte. Basta così. Non ci resta che tirare avanti e vedere se riusciamo. Abbiamo urtato qualcosa. Non so, controlla fuori. I numeri 3 e 4 si trovano ancora sull'ala. Anche l'uno e il due, sembra tutto a posto. Possel, guarda se ci sono danni in coda. E riferiscimi subito. Bene. Credo che sarà meglio tranquillizzare chi ne avesse bisogno. Le ragazze rimangano là. Bene. Siamo nei pasticci. Almeno riuscissi a capire. Quella luce. Cosa credi che fosse quella luce? Dobbiamo riuscire a scoprirlo. E presto. E quella scossa, perturbazioni? Ne dubito, sembrava piuttosto una... Una cosa? Sembrava un'onda d'urto, come quella della barriera del suono. Vuol dire che l'abbiamo superata, ma è una cosa impossibile. Ma avremmo sentito il segnale, non le pare? Cosa volevi che sentissimo? La velocità aerea è di 750. Non so cosa sia, non so cosa risponderti. L'ultima rilevazione di velocità terrestre è stata di 4.800. Possiamo aver superato una qualunque barriera, ma di un genere che non conosco davvero. Magellano, puoi dirmi qualcosa? Global 33, torre di Armon. Quell'urto violento, comandante. Armon, rispondete, vi prego. Ha sfasciato ogni cosa. L'altimetro e l'ascensione sono normali. Non risponde né Gandner, né Moncton, né Boston, nessuno. O hanno gli apparecchi guasti, oppure sono morti. Edge, dammi la rotta col sole. Dirigerò su New York con l'ultima posizione che avevamo. Ci abbasseremo di quota e cercheremo di comunicare con i mezzi visivi. Non possiamo farlo, lo sa bene. Se abbassiamo la quota andiamo a finire di certo sulle rotte di altri aerei. Hai qualche altra soluzione, Craig? O troviamo un punto di riferimento o siamo perduti. Senza contatti radio siamo sordi e muti e finché restiamo quassù siamo anche ciechi. Nessun danno, comandante. Sono tutti scossi, curiosi e anche un po' spaventati. Non li biasimo. Facciamo il nostro dovere nel campo delle pubbliche relazioni. Signore e signori, sono il comandante Farwell. Desidero assicurarvi che abbiamo tutto sotto controllo e che non c'è nessun pericolo. Ci siamo imbattuti in una piccola perturbazione poco fa, un leggero fenomeno atmosferico. Ma non abbiamo ricevuto alcun danno, tranne che un guasto passeggero alla radio. Vi ripeto che non c'è motivo di allarmarsi. Vi terrò informati. Se ci manteniamo entro i limiti previsti, atterreremo a New York fra circa 40 minuti.